Salve amici e benvenuti su Flusso di Coscienza, il canale per una mente aperta, pensante e curiosa. Se vi piacciono i nostri video, dateci un like o iscrivetevi al canale. Seguiteci anche su Instagram e Facebook, hai il link qui sotto. E ricordate, l'unica cosa nuova al mondo è la storia che ancora non conosci. È possibile che tutto il mondo, tutta la nostra realtà, l'universo intero che ci circonda possa essere descritto, interpretato e dimostrato attraverso dei calcoli matematici oppure addirittura attraverso un'unica formula numerica super complessa? È veramente possibile che tutto il creato sia un mero calcolo scientifico-matematico di una qualche mente superiore? L'universo è composto di materia, ovviamente, e la materia è composta di particelle. Ora, di cosa sono fatte le particelle? Sostanzialmente di nulla. L'unica cosa che si può dire sulla realtà di un elettrone è citarne le sue proprietà matematiche. Quindi, in un certo senso, la materia si dissolve completamente e rimane semplicemente una struttura matematica. Siamo quindi, molto probabilmente, un calcolo matematico, una geometria molto sofisticata e la nostra stessa esistenza non è altro che un calcolo di probabilità, una sezione aurea, la proporzione divina. Molti di voi hanno sicuramente sentito parlare della successione di Fibonacci, che viene anche chiamata sezione aurea oppure numero degli dei. Perché ogni cosa che ci circonda, praticamente tutto quello che vediamo e quello che non vediamo, sia questo un organismo vivo o artificiale, insomma, ogni cosa che l'uomo ha mai creato e tutto ciò di cui l'uomo è fatto, ha a che fare in qualche modo con la sezione aurea. Ad esempio, il guscio di una lumaca, le proporzioni del nostro corpo, un girasole, l'alveare di un'ape, ma anche i suoi occhi, i disegni di fiori, piante, alberi e infine le galassie, come ad esempio la nostra Via Lattea. Tutto questo ha le proporzioni della sezione aurea. Ovviamente, anche l'uomo, in praticamente tutto ciò che crea, utilizza questa successione, come in architettura, nell'arte, nella musica, nella fotografia e persino nella creazione della famosa mela di Apple. Ma come spesso accade, imitando la complessità della natura, all'uomo raramente si chiede il perché delle cose, ma soprattutto della sua origine. E quasi sempre, per spiegare ciò che non comprendiamo della natura, le attribuiamo un'origine casuale. Ma ricordatevi, il caso non esiste. Quindi cos'è il numero magico che viene chiamato sezione aurea, 1,61, e perché viene chiamato il numero degli dei? Per capirlo partiamo dalla profondità delle nostre cellule, le quali sono composte dal DNA. Come sappiamo, il DNA è formato principalmente da quattro basi azotate, adenina, citosina, timina e guanina. Possiamo definirlo come un codice che programma ogni cellula e quindi ogni organismo vivente. Nell'uomo, come in qualsiasi altro essere, stabilisce tutto, dal colore degli occhi al suo carattere. È come se conteniamo al nostro interno un'enorme biblioteca scritta e firmata da qualcuno. Possiamo definirlo un codice della vita. Se immaginiamo una caverna dove troviamo disegni rupestri, ovviamente non ci viene da pensare che sono comparsi lì da soli, perché ogni informazione scritta e immagazzinata sotto qualsiasi forma è prodotto di una qualche intelligenza. Soprattutto quando non si tratta di un primitivo disegno, ma di un codice così complesso che ad oggi non siamo ancora in grado di comprendere del tutto. Immaginate che in ogni molecola ci sono tutte queste informazioni così complesse. Nel nostro corpo abbiamo circa 120 triliardi di molecole. Ma torniamo al nostro numero di Fibonacci. Ciò che tiene unito i filamenti del DNA, generando la sequenza, sono i cosiddetti ponti o legamenti. Senza questi legamenti, i filamenti del DNA si sarebbero sgretolati o esplosi in un istante. Quindi, senza questi ponti o collegamenti, la vita come la conosciamo noi sarebbe stata impossibile. Ma cosa c'entra il numero di Fibonacci? Ora vi spieghiamo. La distanza esatta tra un legamento e quello successivo, che unisce due filamenti, è così composta. Sono separati l'uno dall'altro da un numero preciso e costante di aminoacidi in questa sequenza. 10 aminoacidi, poi 5, poi 6,
poi di nuovo 5 aminoacidi. Il numero che abbiamo quindi è 10, 5, 6, 5 ed è la chiave della composizione di una molecola del DNA. Perciò è esattamente il numero base che compone la sezione aurea di Fibonacci. Inoltre, nel DNA la molecola che racchiude l'informazione genetica di ciascuno di noi ha una struttura doppia elica, costituita da due spirali che si intrecciano. La molecola di DNA misura in lunghezza 34 angstrom e in larghezza 21 angstrom. Questi numeri, 34 e 21, sono anch'essi i numeri della serie di Fibonacci, perché il loro rapporto è di nuovo esattamente 1,61. Ma non è finito qui. Immaginiamo le eliche come un'onda. La distanza tra un ventre dell'elica Watson e il ventre contiguo dell'elica Watson è di 1.00. La distanza tra il ventre dell'elica Watson e il ventre contiguo dell'elica Crick è 0.618. La distanza tra il ventre successivo dell'elica Watson e quello successivo dell'elica Crick è di 0.382. Infine, la distanza tra le due eliche è di 0.618, dovuta dallo spazio occupato dalle basi azotate. Questi valori si possono ritrovare nel rettangolo aureo, le cui proporzioni sono basate sulla proporzione aurea. 1,61 è il valore che esprime la sezione aurea. Esso può essere approssimato con crescente precisione dai rapporti fra i due termini successivi della successione di Fibonacci, a cui è strettamente collegato. La successione di Fibonacci è una successione di numeri interi positivi, in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti. E ancora, prendiamo l'elica del DNA rappresentata nella foto, supponendo di tagliarla a metà per largo. Delle due parti ricavate, prendiamone una, osservandone la zona dove il taglio è avvenuto. Quello che possiamo notare è che il DNA tagliato di traverso mostra 10 lati. Ora, per facilità, prendiamo l'immagine del DNA trasversale ricostruita al computer. Se proviamo a sovrapporre un decagono regolare a questa immagine, otteniamo questa figura. Notiamo che il DNA contiene ben 10 volte il triangolo aureo, ossia il triangolo che contiene la spirale aurea, la forma che assume la vita in natura per convogliare verso l'interno la maggior parte di energia possibile, un po' come i buchi neri nello spazio che attirano verso l'interno tutto quello che li circonda. La musica ha numerosi legami con la matematica e in essa, quindi, la sezione aurea riveste un ruolo centrale. A sostegno di tale tesi vengono spesso richiamate alcune particolarità strutturali di determinati strumenti come il violino e il pianoforte. Il violino, in base alla forma della sua costruzione, se eseguita seguendo la sezione aurea, il suono prodotto verrà più naturale e magnifico. Sembra che il maestro Stradivari ha raggiunto la perfezione nella costruzione del violino seguendo proprio tale successione. Nel pianoforte, invece, particolare rilievo viene dato alla struttura della tastiera, in particolare con i parallelismi fra i numeri di questa e quelli di Fibonacci. I 13 tasti delle ottave, distinti in 8 bianchi e 5 neri, a loro volta divisi in gruppi da 2 e 3 tasti ciascuno, 2, 3, 5, 8, 13, appartengono infatti tutti alla successione di Fibonacci. Già Pitagora aveva osservato che gli accordi musicali ottenuti da corde le cui lunghezze siano in rapporto con la successione di Fibonacci producevano un suono migliore. E poi, grandi compositori come Mozart, Debussy, Bertok e altri usavano la successione aurea per molte delle loro composizioni. Anche la musica rock e metal, essendo più complessa, elaborata e ricca, specialmente nel progressive rock e metal, si è confrontata con gli aspetti mistici della sezione aurea e più precisamente della serie di Fibonacci. L'esempio più emblematico è la musica dei Genesis, che hanno usato assiduamente la serie fibonacciana nella costruzione armonico-temporale dei loro brani. Third of Fifth è tutto basato sui numeri aurei. Ad esempio, ci sono assoli di 55, 34 e 13 battute. Di questi alcuni sono formati da 144 note, oltre ai Genesis. Altre rock band hanno usato i numeri aurei nelle loro composizioni. Fra questi Deep Purple nel brano Child in Time e i Dream Theater nell'album Octavarium, interamente concepito secondo il rapporto tra i numeri 8 e 5 e termini consecutivi della sequenza di Fibonacci. I Tool
sono probabilmente la band che ha usato maggiormente la sezione aurea nella loro musica. L'album Lateralus è costruito fedelmente sulla serie di Fibonacci e sulla proprietà rigenerativa del rettangolo aureo che si sviluppa in una forma spirale quale fondo ritmico dell'essere e della vita. Perché a questa formula numerica le viene dato anche il nome di sequenza divina? Torniamo all'origine, al libro più famoso di sempre, la Bibbia, la quale è scritta in ebraico ed applicando la gematria daremo il significato numerico ad ogni lettera. Se prendiamo il numero che abbiamo ottenuto dal nostro DNA, 10, 5, 6 e 5, e lo applichiamo alla Bibbia in ebraico attraverso la gematria, otteniamo esattamente la parola Yahweh, che come tutti sappiamo è la definizione suprema del Dio biblico, creatore di ogni cosa. In origine era un tetragramma, Yav, che possiamo considerare come una specie di firma che ritroviamo in tutte le religioni giudaico-cristiane. Ora torniamo alla successione di Fibonacci e al numero aureo, i quali, attraverso processi matematici e geometrici, formulano ciò che è definita la sezione aurea vera e propria, che misura il suo lato A di 62% e il lato B di 38%. Questa è la proporzione universale che governa tutta la natura e l'universo o il corpo umano. Basta dividere appunto 62 per 38 e ciò che si ottiene è lo stesso numero magico o aureo, cioè 1,61. Se dividiamo ogni numero della successione di Fibonacci con il numero successivo, il risultato che otteniamo è sempre 1,61. Queste proporzioni le ritroviamo da sempre in ogni cosa mai creata dall'uomo, partendo dai templi più importanti, alle piramidi, agli edifici più moderni, perché anche l'uomo stesso è l'insieme di questa proporzione, partendo proprio dal suo DNA. Ora, torniamo un attimo al tetragramma Yav e al numero aureo che lo compone nella gematria, ovvero 10, 5, 6, 5. Se lo uniamo per ottenere un numero unico, 10,56,5 o 10.565, e poi adesso applichiamo la proporzione della successione di Fibonacci, cioè 62% e 38, vengono fuori i due numeri 105 e 65. Se noi dividiamo 105 per 65, quale risultato pensate che otterremo? Esattamente, proprio 1,61. In ogni cosa, dall'alba dei tempi è presente la sezione aurea, la firma dei nostri creatori, gli architetti del nostro tempo, dello spazio e della nostra realtà. Ma i più scettici di voi potrebbero ancora pensare che è tutta una coincidenza. Allora facciamo un altro esempio ancora, prendendo lo stesso numero 10, 5, 6, 5 e semplicemente tratteggiando delle linee partendo da un punto fisso e applicando le proporzioni dello stesso numero, allora vediamo cosa otteniamo. La croce, uno dei simboli più importanti dell'umanità dai tempi dei Sumeri, per i quali rappresentava proprio il pianeta Nibiru, cioè il pianeta degli Anunnaki, i nostri primi dei. Croce, successivamente divenuto anche il simbolo della cristianità, i quali, nel creare questa religione, hanno unito semplicemente le cose che erano considerate più importanti in assoluto a quei tempi come luoghi, storie, personaggi, simboli e usanze. E se poi applichiamo quindi la sezione aurea alla croce, otteniamo le stesse proporzioni che conosciamo bene, 62 e 38, e inoltre, se sommiamo i lati verticali con quelli orizzontali, 5 più 5 e 10 più 6, otteniamo 10 e 16. Se poi dividiamo 16 per 10, otteniamo sempre lo stesso numero degli dei, cioè di nuovo 1,61. Le proporzioni della sezione aurea e i numeri della successione di Fibonacci li possiamo davvero definire come un rapporto tra il macrocosmo ed il microcosmo, il rapporto tra il tutto e la singola porzione di esso, tra il tutto e l'uno, dove tutto diventa una sola cosa e viceversa, come una spirale che attraversa l'infinito con delle infinite suddivisioni, piani e dimensioni. Dimostra inoltre come l'universo stesso divide e moltiplica se stesso a tutte le scale e con la stessa formula che vale come nell'universo intergalattico, così nella particella più piccola di un minuscolo filamento del nostro DNA. Thank you.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se il video vi è piaciuto dateci un like. Seguiteci anche su Facebook ed Instagram, ai link qui sotto. Buona visione sul nostro canale.